Non ha senso tentare di farlo senza prima riscaldare la teiera. Eppure lo fanno, c'è gente che lo fa. Limone, latte, dicono, brandendo una bella teiera fredda in mano. La questione non si pone nemmeno. Ma perché? Perché vuoi fare il tè se non hai prima scaldato la teiera? Dopo che si è scaldata la teiera, con acqua bollente, è chiaro. Dopo che si è aggiunto il tè, asciutto, scuro e aromatizzato al bergamotto. Niente lo sciarpe in polvere. Detesto quella spazzatura che piace tanto a certa gente. Dopo che si è aggiunto l'acqua, in quella pausa deliziosa in cui si aspetta che il tè esprima il suo meglio, allora, solo allora, si fa la domanda del limone e del latte. Con Air Grey sempre limone, ma d'inverno onestamente il limone è sempre preferibile, sia con il Darjeeling che con la Assam, limone e non latte d'inverno, perché c'è sempre il pericolo che il latte sia guasto. Rape è quello il pericolo. D'inverno c'è gente che dà da mangiare alle mucche e le rape. Non riesco a schioccare le dita! Non lo sopporto il sapore di rape nel latte. Mi fa così caldo che non riesco a schioccare le dita. Con le mani sudate sembra fango, nessuna donna non la sposare con le mani veramente sudate. Dai, io la sento la mucca nutrita da rape. Orribile. Però non ci siano rape in paese. E se li invita? Se lo fanno? Non è un problema nostro. Siamo qui, uomini. Se è legge copriscere. Un risultato scontato. I ragazzi voteranno tutti per lui. Non mi piacerebbe essere impiccato, morire di fronte al pubblico, danzare per farmi divertire, farmela addosso, con la pipì che cola lungo il gambo. E poi a Mantova ci siamo stati tutti. I sabati non sarebbero stati sabati senza la sua pasticche rosa e blu. Il farmacista si beve basta. Lo pagavamo. L'abbiamo reso dipendente. A fatica si guadagnava da vivere. L'abbiamo tenuto sulla corda. I ricchi hanno sempre il piatto pieno. Lui con le pasticche non è di certo ingrassato. Non lo faceva per beneficenza. L'abbiamo messo di mezzo. A fatica si guadagnava da vivere. Arriva Romeo. Dammi il veleno e ti do 40 ducati. Come faceva a dire di no? Era un patrimonio. E Romeo ve l'ha convinto con i suoi ducati? Perché dovrebbero piccare il farmacista per questo? Non possono più piccare Romeo. Fatto risparmiare il prezzo sulla corda. Cosa vuol dire per vedere un montecchio piccato? L'angoscia è l'attesa della morte di un uomo che hai conosciuto. Non hanno ancora deciso. Anche gli uomini d'onore hanno bisogno di capri espiatori. Uccidere adesso è l'unica cosa che mi eccito. Non verrà mica a lezione con te. Non ci credo. Votate.
parli di San Vito? È una maledizione, ritirala! Se dici una cosa, poi succede davvero. Ritirala subito, Roma! Sei patetica! E tu sei di Glasgow! Lo sanno tutti! Quelli di Glasgow non capiscono niente. Non sanno nulla. Sanno come si bacia? Mi provo. Continua così e a Natale questo vestito non sarà ancora pronto. Te la scordi le lezioni di stanotte. Continua così e diventerai vecchia, morirai e questo vestito non sarà pronto neanche per farti da sudare. Valerò come il nuovo principe dei gatti e poi lo sposerò.